Amici, amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico solito di Eurica. Oggi parleremo, come sempre, in pochi minuti di scienza e affronteremo un argomento un po' particolare, l'acqua su Giove. 42. Dunque, la ricerca scientifica, soprattutto in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo, si è molto focalizzata sulla conquista dello spazio. Di nuovo la conquista dello spazio è diventato un focus importantissimo per tutte le ricerche tecnologiche, scientifiche e anche culturali per quanto riguarda il nostro mondo scientifico. Insomma, Elon Musk, la NASA, anche Bezos, diciamo che ha dato veramente il via di nuovo alla conquista dello spazio, ma intesa non più come lotta politica tra due potenze come America e Russia, ma soprattutto come lotta scientifica, culturale e quella lotta che ci permette ancora oggi di cercare l'ignoto non solo nel nostro pianeta Terra, ma anche in altri pianeti, per cercare di conoscere al meglio il nostro sistema. Oggi parliamo di Giove, uno dei pianeti più affascinanti del nostro sistema solare, e di un'ultima significativa ricerca appena uscita da poco. Sì, perché è stata scoperta una significativa quantità di acqua rilevata nelle nuvole della tempestosa atmosfera appunto di Giove. A renderlo noto, come abbiamo detto prima, è una ricerca della John Ellsworth della Queen's University di Belfast, che, testuali parole, scrive che c'è almeno uno strato nelle nubi di Giove in cui la presenza di acqua e le temperature sono compatibili con la presenza di forme di vita. Naturalmente, ciò non significa che ci siano forme di vita sul gigante gassoso. Ma che cosa vuol dire l'acqua su Giove? No, assolutamente no. Parliamo innanzitutto di acqua nelle nubi di Giove. Ma cerchiamo di capire più nello specifico che cosa significa questa straordinaria scoperta. Alti livelli di radiazioni ultraviolette o la mancanza di sostanze nutritive potrebbero impedire, infatti, a potenziali forme di vita di prosperare nell'atmosfera del gigante gassoso. Dati che saranno disponibili solo attraverso nuove misurazioni. La ricerca di Ellsworth ha aggiunto poi come questa tecnica, usata per misurare la presenza di acqua, potrebbe anche aiutare a determinare l'abitabilità anche degli esopianeti. Nell'ambito di questo studio, gli esperti hanno analizzato le effettive condizioni di Venere, stabilendone impossibilità di ospitare forme di vita, anche per quanto riguarda i microbi, in grado di resistere alle condizioni più estreme. E ricordiamo che Venere ha delle condizioni molto particolari per quanto riguarda le temperature e soprattutto la vivibilità. Questi risultati sembrano comunque contraddire una ricerca pubblicata lo scorso anno da un altro gruppo di scienziati che ha riferito della scoperta nelle nuvole di Venere del gas fosfina pH3, uno dei potenziali marcatori biologici e chimici in grado di evidenziare la presenza di organismi microbici. Quindi, come sempre, speriamo che questa breaking news vi sia piaciuta. L'acqua su Giove, l'acqua sulle nubi, appunto di Giove, è veramente una ricerca molto importante. Cercheremo ovviamente di seguire tutte le notizie dal mondo dell'astronomia, dello spazio e tanto altro ancora. Seguite il nostro canale di YouTube, Lega Nerd, ma andate anche nel nostro sito internet leganerd.com per tutte le notizie di scienza e tanto altro ancora. Fate un bel like se vi è piaciuta questa notizia o anche un dislike se non vi è piaciuta. Da Alessio, Eureka e in pochi minuti al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!